Buona, buona, che siamo in diretta, sì. Qua. Siamo in diretta, benvenuti in questo nuovo martedì sera con il Salotto Culturale di Andrea e Sara. Io, come al solito, ringrazio tutti coloro che hanno seguito la puntata precedente, che stanno continuando a seguire anche le nostre più vecchie puntate, mettiamole così, perché comunque vedo che insomma ci guardano. E come al solito, prima di partire con gli ospiti, passo la palla ad Andrea che ci spiegherà gli ospiti della serata. Vai, Andrea. Ok, io poi ringrazio tutti quanti e do la mia buonasera a tutti coloro che ci stanno guardando e do il benvenuto a questa puntata, la numero 17. Quindi siamo un pezzo avanti. E questa sera come ospiti abbiamo Maria Enea e Elena Ungini. Maria Enea che ci presenta il suo libro Porcellana, Elena Ungini, Mia fatta dei boschi. Quindi facciamo entrare subito la prima ospite, Maria Enea. Perfetto, quindi vado con la prima ospite. Eccoci qua, salve. Buonasera, eccomi. Buonasera, Ciao benvenuta. Sara, ciao Andrea. E Benvenuta, benvenuta. ciao Elena anche. Sì, la ci ascolta per prossimamente. Non ci vede, non è in... Ok, allora Maria, grazie di essere qui con noi. Spero insomma che questa Voi. serata ti possa piacere e ti possa divertire, che possa aiutare naturalmente il tuo libro, perché insomma l'idea essenziale è quella, far conoscere il libro. Quindi, Maria, a te dedico il mio classico domandone del martedì sera, che ormai è cronico. Quindi, a chi ci sta seguendo, racconta chi sei, cosa fai nella vita, cosa scrivi e cosa ti ha portato a scrivere ciò che scrivi. Ok, allora io sono nella vita una docente liceale di italiano e latino. Sì, insegno al liceo Ho italiano. ricordi del liceo classico. Sto iniziando a Sono sudare la freddo. persona che porta gli alunni agli esami. Sono proprio Aiuto. io. E questo è ciò che faccio, diciamo, C'ho dei però sto. ricordi. Sì. È un periodo particolare anche dal punto di vista professionale, perché con il Covid si è dovuto cambiare un po' tutto, il modo di insegnare, il modo di studiare, la maturità è diversa, i ragazzi sono molto provati e frustrati. Detto questo, io cosa scrivo? Allora, io scrivo da sempre, da quando ero ragazzina, perché io ho sempre fatto contemporaneamente lettura e scrittura, da sempre. Io, lettrice accanita nell'adolescenza, nella gioventù, sempre, praticamente traevo sempre ispirazione da quello che leggevo. E quindi io ho cominciato con diari, diciamo, imitazioni dei classici, e poi a poco ho sviluppato uno stile mio particolare, per cui io scrivo poesie. Ho pubblicato anche una silloge che si intitola Sale e Cioccolato. E poi mi sono data ad altro, quindi ho cominciato a scrivere prima racconti, poi questi racconti ho cominciato a elaborarli e questi racconti sono diventati romanzi. Finora ne ho pubblicato uno, ma non è l'unico il romanzo che ho scritto, ne ho scritti anche altri. Quindi all'inizio ho scritto i racconti e poi li ho sviluppati facendoli diventare romanzi. Quindi diciamo, è molto composito il mio modo di scrivere perché è composito il mio modo di leggere. Quindi io mi lascio influenzare, che so, dagli autori russi in un certo periodo, da autori inglesi in altri. A volte mi lascio trascinare nelle letture storiche e quindi ne vengono fuori questo tipo di narrazioni. A volte mi avventuro nell'horror, a volte nel thriller puro, in quello classico, anche in quello più moderno. E quindi diciamo, mi metto alla prova in tanti campi, diciamo, spazio nella Bene. scrittura. Molto molto bene. Quindi entriamo un po' di più nella serata, insomma, di questa puntata e parliamo allora del libro che presenti questa sera, se lo vuoi anche mostrare, mostriamo la copertina. Eccolo qui. Allora. Si intitola Porcellana Ok, un po' ed più è... indietro perché sennò si vede troppo vicino e non si Eccolo vede, un po' qui. più verso di te. Più vicino a me, così. Ecco, così, perfetto, almeno si vede tutto il libro. Perfetto, bella Esatto, così. copertina anche tra l'altro. Perché sì, è stata complicata da scegliere, che il libro parla di alchimia. Il libro è arrivato in finale a un concorso letterario, al concorso letterario Un giallo per mille, Congratulazioni. pur non essendo un giallo classico, perché non è un giallo in cui c'è un'investigazione, un investigatore, un noir, ecco, io preferisco definirlo un noir. Sì.
perché parla di una storia sostanzialmente vera. In pratica in Europa nel Settecento, all'inizio del Settecento, tutti volevano la porcellana, ma nessuno riusciva a fabbricarla, perché la porcellana è una formula complicatissima, che è stata scoperta in Cina nel 600 circa d.C., ma in Europa non era conosciuta. È arrivata come diciamo, oggetto prezioso con Marco Polo nel 1200 ed è diventata subito un oggetto del desiderio, è, diciamo uno status symbol. Un re doveva avere oggetti di porcellana da mostrare, i nobili dovevano avere degli oggetti di porcellana e quindi tutti volevano la porcellana, volevano anche copiarla, ma non ci riuscivano. E allora a un certo punto c'è stata anche una gara tra i sovrani. E il più determinato è stato il re di Sassonia, Augusto il Forte, che ha fatto imprigionare un alchimista, Böttger. Perché proprio lui? Perché aveva scoperto una formula di Grasse che somigliava molto alla porcellana, anche se non era porcellana. Quindi lui lo imprigionò con l'intento di costringerlo a scoprire la formula della porcellana. E questo è assolutamente vero, documentato con tanto di date. Bene. Io poi ho inserito una donna, però. In questa storia, questo filone si svolge molto tempo prima, fine del 1500, a Gand. Questa donna alchimista che si chiama Osmolinda è, diciamo, il modo in cui ho voluto ricompensare tante donne che sono state escluse dalla conoscenza, a cui è stato proibito di studiare, e anche quando studiavano non dovevano mostrare il fatto di essere istruite. E spesso venivano anche derubate dalle loro opere. Per esempio, è successo anche a Artemisia in pittura, che ha visto il padre firmare i quadri al posto suo a volte. Ed è successo anche in altri settori. E allora io ho inventato un'alchimista donna che ha fatto ricerca per conto suo. E in pratica questa donna vive una serie di vicissitudini sentimentali. Le faccio vivere anche un momento iniziatico con le nozze alchemiche, delle prove da superare, e poi due percorsi si intrecciano. Però non posso dire troppo, perché altrimenti si scopre un po' Però troppo lo come spoiler parte. no, sempre No bisogna spoiler, lasciare niente lo spoiler, spoiler no. assolutamente no. Ok, perfetto. Quindi Andrea, tu qualche domanda? Se non parlo sempre io. Io non volevo, visto che avendo letto il tuo libro, mi ha incuriosito molto la protagonista femminile. Questo nome, che tanto posso dire, Osmolinda, come ti è venuto in mente? Mi è venuto perché ho pensato all'osmosi. Avevo bisogno di un nome di donna alchimista, ci voleva un termine della chimica. Allora ho pensato a tante parole. Allora, l'osmosi mi è piaciuta come termine. E poi ci ho messo Linda perché mi è sembrato il nome giusto per una donna pulita interiormente. Lei è innamorata dell'alchimia, della ricerca, è la figlia perfetta, diventerà una bravissima mamma, una donna, una ricercatrice pura. Come ce ne sono state tante nella storia, ma non hanno avuto riconoscimenti. E quindi io l'ho voluta chiamare così proprio perché mi è piaciuto comporre il nome così. Da osmosi più Linda, quindi una alchimista pura. Ecco, lei è diciamo, una femminista ante litteram, una donna che supera una crisi coniugale terribile, che riesce a farcela da sola. Perché sarà a un certo punto abbandonata dal marito, ma avrà momenti molto, molto critici nella sua vita, perché le donne hanno spesso nella vita molti momenti critici e ce ne accorgiamo tutti i giorni dai fatti di cronaca. Insomma, la storia delle donne è una storia di sangue, voi due lo sapete bene, proprio voi due lo sapete molto bene. Voi sapete come togliere il sonno ai vostri lettori. Vabbè, movimentiamo un po' le. E poi soprattutto con una personalità come quella tua, Sara, non lo so come ti vengono in mente queste cose. Ma guarda, non sei la prima che me lo dice, tutti me lo dicono. Cioè, ma tu sei tanto carina, tranquilla, poi scrivi delle cose. Una doppia personalità, vabbè. Quindi sì, diciamo che nella storia delle donne di fatti sgradevoli ne sono sempre successi e ne succedono purtroppo, e credo che sia dovere di tutti mettere, diciamo, il dito su questa piaga e combattere tutti insieme. Io credo che sia una battaglia proprio degli intellettuali,
contro la discriminazione sessuale, ma non solo nei confronti delle donne, ma credo proprio anche nei confronti di chi ha la pelle diversa, la religione è diversa, un orientamento sessuale LGBT, non, cioè, insomma, io credo sostanzialmente che la lotta per l'uguaglianza sia importantissima. Ma E questo certo. è questo il messaggio che io lancio sempre e comunque, lo lancio dalla cattedra, lo lancio su Facebook, lo Sono lancio sui d'accordo. social, perché dobbiamo unirci anzi in questa battaglia e indurre le persone a ragionare. Se non lo Ma facciamo noi, certo. chi volete che lo faccia? Noi siamo Sì. gli intellettuali, ci dobbiamo schierare, secondo me è nostro dovere. È vero. È vero anche perché poi dobbiamo anche pensare che il resto di, cioè no, noi non abbiamo tutti una fine purtroppo, cioè dobbiamo lasciare una identità sociale più forte di quella che c'è ora, secondo me, cioè con delle basi più solide, con dei principi più solidi e far sparire queste distanze, lasciamelo dire, stupide, perché in realtà, cioè, tu Assolutamente. dovresti valutare una persona per come è, non perché è bianca, nera, gialla, verde, arancione o il suo orientamento sessuale o le sue idee, o cioè qualsiasi cosa, tu devi valutare la persona. Il Sì. resto è secondario. Io credo che le donne ancora abbiano un percorso molto lungo per ottenere il riconoscimento della parità. Sì, perché c'è ancora mo siamo molto indietro anche sul lavoro, come dicevi te prima, cioè a parità di lavoro una donna guadagna meno. Anche questa cosa è assurda. Sì. Si è sentito ieri, per esempio, del caso dell'operaia in Toscana, travolta dal rullo, una cosa che succedeva 50 anni fa e continua a succedere, perché diciamo che soprattutto per quanto riguarda le donne si sorvola molto sul piano del diritto, si sorvola sulla paga, insomma ci sono tante cose che ancora dobbiamo ottenere e dobbiamo lottare perché, come dico io sempre ai ragazzi, perché lo dico sempre e comunque, i diritti non ci calano dal cielo. Ah no, Dobbiamo certo. lottare per averli e noi prima dobbiamo renderci conto che qualcuno ci sta pestando i piedi. Quando ce Sì. ne rendiamo conto e ci arrabbiamo, e allora e cominciamo a reclamare, e allora Bisogna diventa. avere il coraggio più che altro di affrontare quando qualcuno ci pesta i piedi, come hai detto, bisogna avere il coraggio perché purtroppo molte volte, visto uno fa orecchie da mercante o per esigenza, al 99% è per esigenza, purtroppo. Sì, ma io vorrei citare anche, guarda, un saggio che ho letto poco tempo fa di Salvatore La Porta, che tra l'altro è anche editore di Villaggio Maori Edizione, si intitola Elogio della rabbia. Allora, la rabbia è quello che fa progredire i popoli. Se noi non ci arrabbiamo, se noi siamo sempre accondiscendenti, No. tendiamo a subire. Se noi ci abituiamo a questa idea di subire sempre e comunque le decisioni che vengono prese da altri, noi non produciamo avanzamento, non andiamo avanti, restiamo fermi, oppure rischiamo di andare indietro senza accorgercene. Vero. Noi dobbiamo avere gli occhi aperti, vedere quello che succede, le antenne sempre accese per cogliere i segnali di allarme. Ecco, io questo discorso lo faccio ovunque, diciamo, lo dico a tutti, ne parlo nei libri, perché praticamente io credo che attualmente, soprattutto nei ragazzi, ci sia una specie di rassegnazione. Tanto le cose vanno così. No, le cose non devono andare così, tanto perché devono andare così. Tu devi fare la tua parte. Se Certo. ognuno di noi fa la sua, con tante gocce si fa l'oceano. Questo io penso sempre, che ognuno debba fare la sua parte. Quindi io penso che un po' di spirito combattivo, così come ce l'ha la mia protagonista, ma penso che ognuno di noi debba averlo nella vita, penso che sia vincente, cioè la persona non deve essere troppo remissiva. Ecco, capisco che a volte è una questione caratteriale, però subire io penso che sia negativo ora come ora, perché la gente è pronta ad approfittare. Ma Anche scherzi? dell'ignoranza. È pronta Vero. ad approfittare anche dell'ignoranza, questa è una cosa che dico sempre. Perché se noi non abbiamo le chiavi di accesso alla realtà, se noi non capiamo il mondo che ci circonda, se non capiamo la gente che ci parla, che a volte tende di imbrogliarci, di frodarci, di metterci nel sacco, se noi non abbiamo gli strumenti intellettuali,
cadiamo nella rete come il pesce, ci lasciamo catturare. E allora no, noi dobbiamo avere delle forbici per tagliare le reti che ci vogliono imprigionare. Quindi dobbiamo fare tante battaglie, io ne parlo sempre. Non siete d'accordo? Bene, certo, assolutamente, ve l'ho detto anche prima. Quindi volevo chiederti, nel tuo libro quindi, si capisce da quello che hai detto che c'è molto di te e delle tue idee, giusto? Sì. L'hai specialmente nella tua protagonista o l'hai un po' spalmato anche nel resto dei personaggi, quindi proprio nel libro stesso? Allora, io diciamo che queste tematiche le ho allargate un po' a tutta la storia, po' a tutti i personaggi. Ho creato dei personaggi maschili molto positivi. Bene. Personaggi maschili molto negativi, perché la realtà è così. Certo. Cioè, la realtà è variegata. Noi possiamo essere circondati da personaggi maschili splendidi. Certo. Esistono. Esistono poi i bulli, esistono poi i violenti. Esistono gli uomini che si sopraffanno nella vita, e quindi io ho voluto descrivere tutta una serie di realtà con, diciamo, la varietà che mi consente il fatto di svolgere la storia su due piani temporali diversi, per cui nel Settecento, che è l'età del lusso, succedono certe cose. Alla fine del Cinquecento, invece, nelle Fiandre, dove c'è molta più libertà, c'è un clima diverso. Quindi, diciamo, mi sono mossa liberamente nello schema dei personaggi, perché la storia me lo consentiva. E quindi sì, il mondo è vario e vari sono i personaggi, ma d'altra parte voi lo sapete perfettamente, quindi beh, sì. I personaggi a volte, a parte il fatto che a volte ti prendono la mano, non a volte, spesso, spesso. A me il braccio addirittura a volte hanno vita loro. Ti prendono la mano, ti conducono a una certa conclusione, anche se tu non ci avevi pensato. No, è vero, hanno una loro vita, prendono vita da soli, dice no, tu devi fare così. Sì, sì, ti mettono le parole in bocca. Io lo capisco perfettamente Pirandello, quando immagino i sei personaggi in cerca d'autore arrabbiati perché non si sentono rappresentati in questa storia che viene raccontata in teatro. Nella maniera giusta, è vero, è vero. I personaggi sono così. E quindi si impadroniscono della tua testa, ci pensi di notte, vedi che parole possono dire in una certa situazione. Ma scherzi, poi specialmente quando sei nel clou della storia, cioè quando la stai proprio scrivendo, fa parte così interamente della tua vita che in qualsiasi momento libero che hai, tu stai lì e dici, ah, ma questo potrei metterlo nel libro, questo ci potevo pensare, posso fare così, cioè ti prende dappertutto, eh. No, e meno male che nel computer c'è taglia, copia e incolla, quindi possiamo spostare questi nuovi inserimenti che sopravvengono dopo nel tempo. Sì, sì, siamo poi liberi. Come, non so, io poi lo so, me lo diceva anche la mia insegnante al liceo classico, che io sono prolissa da paura, quindi... Quindi a volte devi stringere. Tagliamo. Me lo dice anche la mia editor adesso, Sara. Troppo. Sì, perché poi gli editor, cioè se sei prolissa, ti fanno i tagli. A voglia. Proprio, c'è proprio taglio e cucito che tu non hai idea. Ma c'hanno anche ragione, ma io poi me ne rendo anche conto che sono prolissa quando scrivo da paura. Perché entro nella storia, che penso capiti anche a te, tu entri nella storia, quindi parti, poi quando l'hai finito di scrivere sei convinto di quello che hai scritto, poi fidati, quando lo rileggi capisci che forse mai è così. Prossimamente quindi, Sara, guerra e pace. Che incubi! Che ricordi! Guerra e pace, sì. Che ricordi, no, ma guarda, cioè quei libri che dici, cioè li ho letti tutti, perché insomma li abbiamo letti, poi io ho fatto il classico, quindi insomma tu capisci che erano classici libri in tutti i sensi, tra virgolette, ecco, Madame Bovary, insomma tutte queste cosine leggere, soft, che hanno avuto un loro perché come dicevi prima, anche tu che leggi un po' di tutto, anch'io leggo un po' di tutto, poi ti restano e ti aiutano anche nello scrivere. Sai cosa non scrivere essenzialmente su quei libri, perché
Io so cosa non scrivere quando penso a che cosa non scrivere. Io sinceramente penso a Proust, tanto amato nelle letterature, grande esponente del modernismo, e che io ho letto, però non rileggerei, perché effettivamente le descrizioni troppo minuziose, troppo dettagliate, veramente prolisse. Cioè, secondo me un editor oggi si divertirebbe con la ricerca del tempo perduto. Diventerebbe così, guarda. Diventerebbe un libricino perché la vicenda non si evolve mai e lui praticamente ci impiega 20 pagine per spiegare come si addormenta oppure il sapore delle Madeleine. Sì, diciamo che io invece faccio il contrario. Io, siccome da lettrice, amo le descrizioni non troppo particolareggiate, io penso che il lettore abbia il diritto di immaginare. Sì, è quello che mi stanno insegnando, infatti, oddio, una zanzara, a quello. Sì, perché devi lasciare la possibilità al lettore di immaginarselo come vuole, insomma. Sì, io posso immaginare un ambiente in un certo modo, un ambiente a 700 sfarzoso poi avrebbe Bello, dato sì. modo di descrivere nei dettagli cose fantastiche che ci sono nelle regge del 700, però io ho voluto lasciare al lettore dare degli input, per esempio, però non entrare troppo nei dettagli perché altrimenti io sono la prima che sorvola a questo punto. Quindi No, diciamo anche che perché il tuo libro, insomma, avrebbe, come hai detto, la possibilità di delle descrizioni in mani, però forse poi estremamente toglieresti tempo impegnativo. alla storia reale dei personaggi, insomma. Ah, E mi sono accorta che una persona che mi ha fatto una recensione se n'è accorta. L'ha sì? scritto pure la recensione su Amazon. Si è accorta che praticamente le descrizioni non sono molto particolareggiate, e quindi la storia si evolve facilmente, e quindi è facile da leggere. E questo mi ha fatto piacere, che io l'ho fatto appositamente. Nel senso Quindi che ho vedi, sei fatto. stata capita. Sono stata capita, sì, mi hanno beccata. Ecco, hanno capito che io non sono, diciamo, anzi prolissa. Credo anzi di non essere prolissa, ecco. Io No, io non sono. esattamente l'opposto. Quindi io vado al sodo quando scrivo, scrivo, diciamo, la struttura della vicenda, anche se poi cambia. Poi quando i personaggi diventano complessi, succedono queste cose che vi ho detto. Quindi se devono fare i dialoghi, succedono determinate cose, se Eh beh, devono. certo. I punti di snodo alla vicenda si svolgono in un certo modo, insomma, scrivere è una bella avventura che ti porta lontano. Tu Vero. No, pensi? ma un libro poi il tuo, tra l'altro, che scorre pure bene, è molto scorrevole, molto fluido, veramente. Mi ha colpito Grazie, molto come scrivi, molto bello. Andrea. Devo dire che io ho fatto un libro che come lettrice avrei letto, ecco. Perché mi ha detto l'altra volta una scrittrice che lei scrive assecondando i gusti del pubblico, però scrive cose che a lei non piacciono. E questa cosa Questo è terribile. mi è sembrata veramente terribile. Cioè io non sarei capace Terribile. di No. scrivere una cosa che non mi piace per darla in pasto alla gente. Vabbè, questo è molto commerciale, perché questo è un Sì, discorso chiaramente. commerciale, basta. Oltre al fatto che no, non mi riuscirebbe scrivere qualcosa che non mi piace. No, ma io proprio non sarei in grado, non No, credo. perché come hai detto tu, io scrivo immaginando se fossi da esterno, dal lettore, di poterlo leggere. Cioè, mi deve Certo. intrigare, se no cosa scrivo a fare? No, Se non ti no, no, attrae, questo come non fai? ci può. Non ci puoi Come del resto, sì, riuscire. Quindi. i libri devono essere fatti così, che devono attrarre il lettore proprio, invogliarlo proprio ad andare avanti e proseguire. Non è che uno lo tende, chiude e lasciarlo da parte. Se Ma uno poi ci sa fare. se non piace a te, come può piacere agli altri? Se sei il primo a Appunto, non quello. crederci, se sei il primo a non crederci, diciamo, sei insincero. Io penso che la sincerità nel rapporto col pubblico sia fondamentale, cioè perché devo prendere Scherzi. in giro le persone che leggono quello che scrivo? Come si suol dire, uno ci mette la faccia perché noi lo Esatto. sappiamo, siamo nel libro, perché anche nel tuo ci sei tu, le tue Esatto. idee, le tue caratteristiche, lo sanno che, cioè, a me Certo, mi un hanno po' detto come chiaramente nei miei libri ci sono io. che Un mi po' ritrovo capisco. in alcune cose descritte e quindi anche nel tuo ti ritrovano in alcune Sì, mi idee, cose descritte. riconoscono proprio, guarda, in queste Esatto, cose. quindi no, questo è un discorso che non sta in cielo né in terra. Comunque, ricordiamo, Maria, dove trovare intanto il libro. Allora, il libro è disponibile, diciamo, in tutti gli store online.
La casa editrice è 0111. Si può ordinare in libreria tranquillamente dove non si trovi, ma è disponibile in tutti gli store online, anzi conviene, e in certi periodi costa meno su Mondadori Store, in altri periodi costa meno su Eh beh, sì. Feltrinelli. È disponibile sia in cartaceo che in formato ebook, e insomma, ne abbiamo per tutti i gusti, diciamo. Naturalmente ricordiamolo che in libreria è ordinabile, se vi dicono di no, insistete, perché questo è un punto che io sottolineo sempre. Bisogna insistere a volte, sì, bisogna insistere, Invece perché i canali di chi vendita. volesse trovare te, hai un profilo, una pagina, chi ti volesse trovare, i tuoi contatti? Sì, io mi chiamo Maria Enea su Facebook e ho anche una pagina che si chiama Pagina e Sogni, sottotitolo Scrittrice tra le stelle, perché io a volte, siccome non ho tempo, scrivo di notte, cioè a volte io non. Ci sono periodi in cui non riesco ad andare a letto, oppure mi alzo per andare a scrivere, proprio perché in quel momento devo scrivere e quindi va a finire Io che ci sono faccio. l'unica in casa alzata, come una pazza, chiusa nello studio che scrivo, e così è a Beh, volte. è la vita dello scrittore, orari strani, orari assurdi, posti strani e assurdi. Posti strani e assurdi, strumenti strani e assurdi, quindi scrivi Sì, ovunque. computer, penna, telefono, block Tele notice, il tovagliolo del bar. Sì, il pizzino, come diciamo qua in Sicilia, un pizzino per scrivere e Foglietti andiamo trovati poi avanti. in borsa che sbucano, appunti vari. Sì, Io esatto. una volta Penso che addirittura sul sia. palmo della mano, non sapevo dove scrivere, mi sono scritto gli appunti. No, quello no, perché insomma uno poi fa così ed è la fine. Lo cancelli così. Infatti. L'ho fatto con la Oddio. mano, poi l'ho tenuta in Devi tasca, stare poi con non fa la mano così, la sporcata, non poi tocco non fa nulla, non faccio nulla. togliere tutto. Esatto. Bene, allora, Maria, negli ultimi minuti che abbiamo, cosa hai nel cassetto? Cosa ho nel cassetto? Allora, nel cassetto ho un altro romanzo pronto. Io ogni tanto il romanzo, cioè questo romanzo l'ho scritto e l'ho messo, diciamo così, da parte perché ci devo tornare sempre dopo tempo. Per esempio, Porcellana, io l'ho scritto tra il 2008 e 2010. Quindi un po' di tempo ho lasciato passare. Allora, questo romanzo è per ora sta sedimentando. È pronto, secondo me. Quindi mi sa che tra non molto Vediamo la luce, insomma. lo farò uscire e ho anche un'altra raccolta di poesie che mi sembra pronta e poi invece ne scrivo altre, quindi sta crescendo ancora, Diventerà un crescendo. guerra e pace di Piano piano, poesie. sì. Quando Io sto finisce tutto. scrivendo anche altre cose collaterali perché io scrivo sempre su vari fronti, quindi vado avanti su vari versanti e Ti prima o poi capisco. qualche altra cosa uscirà. Spero entro l'anno, diciamo. Ah, Spero vedi, allora entro somma, quindi il l'anno. Sì. Sì, 2021 potrebbe portarti delle novità. ci potrebbe essere un'altra pubblicazione nel 2021, sì. Bene, 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 molto interessante. Noi, le nuove pubblicazioni ci piacciono, vero Andrea? Sono Esatto, belle. come tanto le novità attirano sempre, è giusto che sia così, perché la cultura bisogna che va avanti e non si deve fermare mai. Speriamo e incoraggiamo comunque la gente a leggere. Leggete, leggete, leggete. Questo è il Giusto. messaggio. E io ricordo Anche sempre, perché leggere leggete. poi apre mondi, apre uno spazio che uno neanche si immagina. Ci sono tanti paesaggi, tanti posti dove ti porta lo scrittore o la scrittrice Tanti di turno. mondi, come Esatto. dicono sempre, chi non legge ha una vita sola, chi legge ha tante vite, insomma, Come ha vede detto tante. Umberto Eco, ed è vero, tra l'altro c'è sempre il libro adatto per noi, per il nostro stato d'animo, per i nostri interessi. Possiamo leggere Sì. horror, avventura, libri storici, poesie, Ha romanzi voglia. Anche d'amore. C'è di tutto e di più. C'è sempre. perché Infatti, leggiamo leggiamo leggo secondo tutto anche di il più stato qualsiasi d'animo, cosa. ad esempio. Come no? Assolutamente. Quindi incoraggiamo assolutamente tutti a Quindi, leggere. allora, dato che siamo in chiusura, Maria, facciamo rivedere la copertina del libro prima di salutarci. Perché, Eccoci come al qua. Comprate, solito, comprate, comprate, comprate. Beh, così per forza. comprate, comprate. E Anche come i al libri di solito. Sara Marino e Andrea Anzavini. No, Viva il parliamo del consiglio. Assolutamente. però, se qualcuno poi vuole, recensite anche, che come dico sempre, a noi fa piacere, quindi anche a mia Ria. Una recensione in più fa sempre Come no? piacere. Certo. Ma senz'altro. Perfetto.
Ok, quindi incredibile, ma l'abbiamo finito la prima mezz'ora della puntata. Volata. Volata. Perfetto, volata. Perché era Bravissima. interessantissimo il libro, ci è piaciuto tanto, spero sia piaciuto anche a chi ci Grazie, segue. grazie, Quindi grazie, grazie. io ti ringrazio per essere stata con noi. Spero di rivederti nelle prossime edizioni se le faremo con qualche novità, non si sa mai. Sì, potrebbe esserci. Infatti. Quando vorrei ritornare, facci sapere, nessun problema. Vi faccio sapere, vi faccio sapere. Grazie Andrea, grazie Sara. Ciao. Grazie Grazie Maria, a te, Maria. ciao, è stato un Ciao, piacere, ciao. alla prossima. Ciao, ciao, ciao. Un bacio, ciao ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Perfetto, Andrea, abbiamo finito la prima mezz'ora, quindi vai a Ok. presentare la seconda ospite. Il nostro secondo ospite è Elena Lungini con Mia Fatta dei Boschi. Intanto Faccio entrare Elena. ci sono qua Gina Mancantonini e Margherita Fasano che mandano i saluti e augurano una buona serata. Perfetto, ciao Elena. Ciao Ciao ragazzi, Elena. ciao Sara, ciao Andrea, Ciao. ciao Maria. Intanto grazie per avermi ospitata qui da voi, in Grazie a questo te per bellissimo essere qui. salotto. E vabbè, vogliamo parlare di Mia? Dai, vi Sì, faccio ora vedere sì, la parliamo di mia Mia, guarda, fatina. io mostriamo, mostriamo, ecco qui. Allora, beh, Aspetta, mi... aspetta, ti devo fare la domanda, non deve fare il classico scappare, domandone che fa tutti. non mi scappare. A chi ci sta seguendo, Elena? Racconta un po' di te, qui almeno ti conoscono. Quindi di un po' chi sei, cosa fai nella vita e cosa scrivi. Ok, allora io sono principalmente una moglie e una mamma. Queste sono le prime cose proprio. Poi, vabbè, lavoro come editor per le Mezzelane Casa Editrice. Sono curatrice della collana Live and Love, è una collana di romance, per cui se magari avete qualche romance nel cassetto sapete a chi rivolgervi, ecco. È vero, è vero. Anzi, volentieri. Perché tra l'altro Elena è una bellissima editor perché anche fuori dalla sua collana ha pure letto i miei libri. E E sono bellissimi. Anzi, spero anche il prossimo che ho già mandato ti possa piacere, ecco. aspetterò. Poi infatti l'ho Aspettare mandato Paolo. parere. No, perché Elena è stata bravissima, cioè bellissimo. Guarda, non vedo l'ora che esca il tuo, il terzo. Speriamo presto, sì, anch'io. Lo immagino. Vabbè, a parte questo, anch'io scrivo di sera, infatti lo dico sempre che sono contadina di giorno e scrittrice di sera perché ovviamente il tempo è quello che è e con una famiglia alle spalle si fa quel che si può e quindi alla sera o lavoro ai testi di altre persone come editor oppure qualche volta mi ritaglio un pochino di tempo per scrivere, ecco. Mi pare giusto. Però alle spalle Elena non hai solo una famiglia, ma mi sa che hai anche un gatto in No, questo è un preciso cane. momento. Ah, il cane! Perché vedo c'è il tuo nome, quindi li monca un po' la parte finale, non lo vedo. Aspetta, Perché lo lo scrivi? vedevo. Prima si muoveva. La vedi? È la mia cagnolina. Ma è sempre lì, Fantastico. eh? Di Ah, è il suo solito o posto. è lì o in parte qua. Quando Ecco, mi scrivo, piace. quando lavoro, lei mi fa compagnia. Bellissimo. Sì, e Ma poi come si è anche al messo poi? gatto. Come? No, dicevo, è buffo come si è messa. Sì, è tutta Ah, sì, spaventata. sempre così. Ok, beh, io ho cominciato a scrivere quando avevo 10 anni, perché vedevo la mia mamma scrivere poesie. Ha sempre scritto poesie, mia mamma. E io, non so, mi sono ispirata a questa cosa, ho cominciato anch'io con delle poesie, poi con dei brevi racconti e praticamente andavo a casa del vicino che aveva un sacco di animali e descrivevo quello che vedevo, raccontavo cosa facevano questi animali. E, insomma, quando poi andavo a scuola e i miei compagni vedevano queste cose che avevo fatto, mi dicevano, ma perché tu scrivi così? Senza che il maestro te l'abbia detto, e loro Sì. lo trovavano stranissimo. Io invece mi divertivo un mondo e da lì ho incominciato, ho capito che mi piaceva scrivere. Devo dire però che ho sempre scritto tanto, ho sempre
avuto poi la voglia di scrivere romanzi fin da quando ero alle medie proprio, però non mi è mai neanche passato lontanamente per la testa di fare la scrittrice. Cioè, era una cosa che per me non ce l'avevo proprio nella testa. Quando una decina di anni fa ho deciso di mandare il primo libro a una casa editrice, l'ho mandato dicendo tanto non lo prenderanno mai. E invece Come dire mai? invece no, Ah, è andata diversamente. È andata diversamente, dai, è andata bene. beh, certo, anche perché io ho letto Mia fata dei boschi ed è un bellissimo libro, tra l'altro lo facciamo rivedere. Ecco qua. Perché anche la copertina è figa da paura, come si suol dire qui alla Toscana. È bellissima, hanno fatto un lavoro stupendo. Sì, confermo. E ci vuoi dire più o meno di cosa parla, senza spoilerare più di tanto, per Sì, avventarci? certo. Allora parla innanzitutto di una fatina che nasce quindicenne da un uovo di fata dentro un albero magico che si chiama Grisaem. E questa fatina, che poi è una fatina alta una ventina di centimetri, proprio piccolina, ha le ali bagnate, non riesce a volare ancora perché è appena nata. E non ha più le sue compagne di scuola, diciamo, quelle che dovevano nascere insieme a lei, le altre fate, sono già volate via tutte perché lei è nata in ritardo. Quindi dovrà trovare la colonia nella quale vivono tutte le fate, ma non ha nessuna idea di dove sia questa colonia e parte in questo viaggio per cercare appunto la sua colonia. Trova molti animali del bosco, lei riesce, grazie alla magia, a parlare tutte le lingue, e incontra poi anche una bambina che si chiama Alice, una bambina, ovviamente un'umana di 6 anni, che la aiuta a trovare la colonia. Questa fatina, quando finalmente riesce a raggiungere la sua colonia, scopre due cose. Fondamentalmente scopre che non potrà mai più uscire dalla colonia, e questo a lei dispiace tantissimo perché a lei il mondo di fuori piaceva da matti, e scopre anche che non avrebbe mai dovuto farsi vedere dagli umani, perché gli umani non devono sapere dell'esistenza delle fate. Così decide di uscire di nascosto dalla colonia per andare a chiedere ad Alice di non rivelare la presenza delle fate agli altri umani. L'unico problema è che dalla colonia lei non sa come fare a uscire perché praticamente non esistono delle uscite non controllate. Così Mia ovviamente inizia la sua vita dentro questa colonia, conosce i suoi genitori, poi va a scuola come tutte le ragazzine, dove trova tutte le sue compagne, diventa amica della sua compagna di stanza, che si chiama Aida, conosce anche delle altre fatine non troppo simpatiche che le fanno dei dispetti terribili, anzi pesanti proprio. Bullismo E senza fate. esatto. E ho voluto proprio, anzi, mi permetti di parlare anche di questa cosa, ho voluto proprio mettere questo aspetto. Perché questo romanzo è stato scritto, sì, per scrivere una fiaba per ragazzi, ma è stato scritto anche per volere portare delle tematiche, in chiave molto leggera, in chiave tranquilla, che possono essere così magari affrontate sia dai ragazzi, che magari possono chiedere, fare riferimento, chiedere ai genitori, dire ma come, perché succede questo? Oppure possono essere utilizzate sia dai genitori che eventualmente anche dagli insegnanti per spiegare ai ragazzi una situazione che potrebbe venire a crearsi in una Vero. qualsiasi scuola, in un qualsiasi posto. E questa è stata proprio studiata per fare questo, per fare queste cose qui, questi piccoli episodi, perché in realtà il romanzo è diviso tutto in episodi. Ogni capitolo è un piccolo episodio a sé stante, con una storia poi che prosegue comunque per tutto il romanzo,
un po' come i cartoni animati di una volta. Adesso non lo so se li Sì, è fanno ancora vero, così, che non li guardo più. l'impressione leggera è quella, sì. A puntate, è un libro a puntate, però comunque con una storia che comincia e finisce nell'arco della puntata. Esatto, e questo è il sistema che ho voluto utilizzare prima di tutto perché è più semplice da leggere, perché leggendo appunto solo il capitolo si arriva già comunque a una conclusione del piccolo problema che è sorto in quel capitolo. E questo potrebbe essere più semplice da capire per i ragazzi e anche più invogliarli alla lettura. Ecco, comunque ho voluto mettere diversi spunti ai ragazzi, non soltanto il bullismo, che poi tra l'altro verrà visto anche dalla parte umana con Alice, che anche lei avrà problemi di bullismo nella sua scuola, quindi non solo nelle fate, ma anche negli umani. E poi verranno toccati altri argomenti, quali la droga, quali per esempio la pericolosità del web. Insomma, ci sono diversi spunti, per poter parlare con i ragazzi. Perfetto, allora prima di continuare, Andrea, c'è una domanda. Leggi. Ci sono due domande da Margherita Fasano. La prima, all'inizio hai detto che prima di tutto sei una moglie e una madre. Quanto le vicende familiari entrano nella tua scrittura? E la seconda domanda è questa: la tua famiglia e tuo marito come vedono questa tua passione? E poi ti fai complimenti per tutto. Gina Mancantonini ha scritto che è una bella idea riguardo al tuo libro, quello che hai detto poco fa. Quindi Grazie vai adesso. mille intanto per i complimenti. E, sì, la mia famiglia, allora, intanto la mia vita e la mia famiglia in generale rientrano moltissimo nei miei libri. Beh, certo non la magia, purtroppo servirebbe anche quella, ma insomma quella ce la siamo proprio inventata. Ma altre cose, per esempio, in questo libro ci sono dei riferimenti alle piante, a certe erbe, ai fiori. Ecco, queste sono cose che a me sono sempre piaciute molto e che ho studiato, imparato e che ho voluto mettere nel libro. Ma sono tantissime le cose che l'amore per gli animali, che è tipico della mia famiglia, cioè, infatti il cane lo vedete dov'è, ecco, sì, sulla schiena. Niente, tutte queste cose sono finite nel libro di Mia, ma anche in tanti altri libri, in molti dei libri che ho scritto. La mia famiglia, sì, a volte è contenta, altre volte pronto, un pochino quando mi attardo un po' a scrivere, eccetera, eccetera, dai. Vabbè, ma tu Elena sei multifunzione perché io leggo sempre i tuoi post su Facebook, tu fai tutto di più, poi diciamolo anche a chi ci segue, Elena è un'ottima cuoca perché insomma, cioè, hai un Diciamo canale che anche c'è su un blog dove pubblichi le ricette, se Facebook. qualcuno ti vuole dire. Esatto. Quindi, cioè, non si possono lamentare, dai, su. Dai, a fine puntata andiamo a mangiare tutti, dai, Elena. Ma dovesse solo finire sto Covid. Tu non lo sai, Andrea, ma l'ultima volta che abbiamo fatto, insomma, ci siamo viste, io e Elena è stata al salone a Torino, Torino. dove Elena arrivò con un ben di Dio che tu non ne hai idea. Quando le state pubblicate, Le ho visto le foto foto quella sono volta. messe dappertutto, le feci io, le fece Avevo anche visto le qualcun foto altro. quella volta. Cioè, fu cioè, solo per gli occhi era una visione spettacolare, poi per il palato è stato ancora meglio. Sei andata a Torino col camion o cosa? Guarda, non ti dico la tragedia, perché siamo partiti, abbiamo fatto 2 ore di coda con i pasticcini, per cui poveretti, quando sono arrivati erano quasi sciolti. Ma erano buoni lo stesso, io confermo. Erano buoni. Sotto il sole, un caldone. Eh sì, perché in quel periodo, insomma, Questa perché volta era maggio. sì, è Era sempre maggio, era maggio, maggio. ora sono, di regola è maggio, sì. Infatti è maggio, Era sì, maggio, infatti. no? Sì. Due anni fa. Sì, 2 anni fa. Due anni Vero. fa. Davvero? Peccato, speriamo di rivederci presto, Elena. Sì. Comunque, torniamo a Mia. Torniamo a Mia. Torniamo a Mia. Quindi,
Questo libro, insomma, mio in particolare, com'è nato essenzialmente, a parte per far passare questo messaggio così, ma è nato in un momento particolare della tua vita? Ha bussato per essere scritto o ci hai pensato nel tempo? Era da un po' che ci pensavo, effettivamente. Volevo scrivere qualcosa per i ragazzi, per i ragazzi delle medie. Poi, ovviamente, per dire, l'ha letto anche mio marito. Certo. ecco, però volevo scrivere proprio qualcosa per i ragazzi delle medie. Devo dire che inizialmente è stato facile mettermi a scriverlo e portarlo avanti. Poi gli ultimi capitoli, quelli in cui appunto dovevo inserire la parte, questi appunto questi spunti di cui parlavo prima, sono stati forse quelli un pochino più complicati da scrivere e li ho lasciati indietro, li ho scritti quando ho avuto l'ispirazione giusta e quando è stato il momento giusto per scriverli. Mi ricordo quattro particolari di questi capitoli, mi hanno fatto tribolare tantissimo e ci ho messo un po'. Però poi Beh, alla fine. insomma, Mia non Capitoli un è po' più piccolo, eh? Insomma, come no. libro è bello polposo, cioè stavo guardando. Infatti, anche avevo paura che fosse troppo lungo per dei ragazzi. Cioè, sono la parola fine è a pagina 341, quindi. Esatto. Ma non te ne rendi conto leggendolo, cioè va che è una meraviglia. Bene, meglio così. Meglio così. Una Perfetto, cosa Andrea, che. tu hai qualche domanda? Qualche domanda? Sì, diciamo più che altro il nome Mia, da cosa ti è scaturito questo a chiamarla così la protagonista? Vi faccio ridere. Un pomeriggio ero lì con i miei figli e gli ho detto: ragazzi, dobbiamo trovare il nome per una fatina. Non mi ricordo quale dei tre, uno dei tre mi ha detto Mia, mi piace, va bene. Ecco. Così è bello però, vedi, aiuto in famiglia. Sì. Un po' come faccio pure tante volte, se non mi viene qualche nome lo chiedo a mia moglie, mi dice il nome maschile, il nome femminile. Tante volte mi faccio suggerire pure qualche nome. Aiutino, fa Beh, sempre giusto. comodo. Mi pare giusto. Io invece non avendo nessuno a cui chiedere, perché tanti miei non leggano, cioè non hanno neanche letto i miei libri, lo dico qui, diretta. E quindi invece vago nei meandri di internet, cerco cose strane, poi alla fine mi escono i nomi, vabbè. Io invece, Elena, ti volevo chiedere, dato questa tua doppia vita perché insomma, noi tre qui siamo tutti e tre della solita casa editrice, le mezzane case editrice, tu però hai questo do tuo doppio ruolo, sei anche un editor. Sì. Quindi mi sono sempre chiesta, da scrittrice, quando scrivi un libro, cioè ad esempio, hai anche la mentalità da editor in combinata o la lasci da parte quella? Prima di diventare editor, assolutamente no. Poi devo dire che sì, adesso io comincio a combinare le due cose, però editare se stessi è una cosa No. praticamente impossibile. Devo dire che sì, adesso sto più attenta, controllo la frase, la giro, e poi no, non va bene. Ecco, sì, Ti fai un devo mini dire. editor, però te lo fa. Poi però magari la rileggo 2 giorni dopo e mi dico, ma come cavolo ho fatto a lasciare questa cosa? Ecco. Ah, allora va bene. Vedo che i dubbi li abbiamo tutti, anche chi fa l'editor, anche di dire che cavolo ho Sì. scritto. Esatto. Infatti un dubbio c'era anche qua Gina che ha messo un suo commento riguardo quando uno deve trovare un nome. Io una volta ho fatto un sondaggio sulla mia pagina per scegliere il nome di un draghetto. Quando uno non Buonissimo. ha idee, da qualche parte bisogna trovare. Abbiamo tutti, ma è normale che sia così. Allora, io con Mia ho fatto anch'io una cosa del genere. Mi ricordo che dovevo scegliere una canzone che andasse bene per i ragazzi, ma non fosse troppo complicata, possibilmente italiana magari, e non sapevo cosa metterci. E così ho chiesto proprio ho fatto una specie di sondaggio su Facebook chiedendo cosa piacesse ai ragazzi delle medie in quel periodo ed era saltato fuori Fedez. E
Ma dai. A questo punto mi è venuta in mente la canzone Magnifico, che poi è in pratica la colonna sonora di tutto il romanzo, perché Mia sente questa canzone cantata da Alice, e Alice dice: fuori è magnifico, fuori tutto è magnifico, e lei dice: sì, è vero, qui fuori tutto è magnifico. E anche quando nella colonia continuano a ripeterle: no, non puoi uscire, fuori è pericoloso. Lei dice: no, fuori è magnifico. È vero. E questo è anche un piccolo messaggio di speranza che voglio dare, di gioia, ecco, che voglio dare nel libro. Perché fuori quello che abbiamo è stupendo e va valutato, va amato, va rispettato. Beh, sì, nel Anche libro si questo. sente l'idea della tua idea positiva, insomma, si legge nelle pagine, si vede. E poi c'è anche nel libro, ci sono alcuni riferimenti anche a, per esempio, a voler preservare la natura, a voler far capire ai ragazzi quanto importante sia anche questo voler aiutare la natura e non inquinare, non strappare i fiori. Ho voluto metterci anche le cose più semplici. Stare attenti alle specie protette. Ecco, queste cose nel libro le ho volute mettere proprio perché mi sembrano insegnamenti giusti da dare alle generazioni che verranno. È vero, poi la fata nell'immaginario fantasy è proprio la custode della natura, Esatto. quindi eh sì, le fate sono, è il loro pane quello proprio, sì, è vero. Perfetto, quindi ci mancano ancora 10 minuti, quindi andiamo avanti con le domandine. Ti volevo chiedere, Elena, intanto ricordiamo a tutti, perché ci scrivono, dove trovare questo libro. Beh, è sicuramente sullo store delle Mezzelane, ma poi anche su tutti gli altri store. Poi penso che siano anche ordinabili ancora anche in biblioteca, cioè scusate, in libreria, non in biblioteca. Beh, qualche biblioteca ce l'ha, quella del mio paese ce l'ha. Sempre bello. Sì, in libreria e negli store. Adesso non sto a dire i nomi, comunque in tutti gli No, vabbè, i store. soliti store, come al solito, come ho detto anche prima con l'altra ospite, nelle librerie si può trovare, dato che noi abbiamo un distributore che è un grande distributore, Libreco, si trova, quindi si può Quindi, ordinare. Se vi dicono di no, dite che non è dove? vero e Ordinate, ordinate, Esatto. è una cosa che invece io te ne rimango dico che c'è una sempre, cuoca, me c'è l'hanno fatto anche a un me, io a volte ho cercato dei libri anche nelle librerie, mi dicono, ma no, non si può, no, si può, si si può. fidi, si metta d'impegno che si può. Esatto. Ecco, Invece, perfetto, visto quindi. che siete abituati a cucinare così, nella pentola, che libri bollono in pentola? Miei, dici? Eh Ah, certo. ok, dai. È da un po' che bollono, dovevano essere ben duri. Però Per sono quasi cotti, diciamo. una trilogia che è lì da 30 anni. E un'altra da 20. E posso essere sincera, Elena, cioè, questo non le ho ancora finite nessuna delle due. potrebbe essere un problema. Houston, abbiamo un problema. Grosso problema. Comunque sì, vedrò di finirle prima o poi, dai. Altri 30 anni. Cioè, Come? Manca un po' essenzialmente. di ingredienti. Il tempo. Ah, allora si capisce perché. Il No, perché se a tempo. volte uno può dire mi va Sì, un no, punto che non infatti. riesco a trovare, allora è lì fermo. Però il tempo si capisce perché con tutto quello che hai da fare, insomma. Beh, per una sicuramente il tempo, anche perché la storia ce l'ho in mente da 30 anni e potrei benissimo mettermi lì e finirla. L'altra, mancano anche un po' di spunti, perché anche lì, anche questa è messa come, praticamente l'ho strutturata come il libro di Mia, quindi ogni capitolo si riferisce a un argomento diverso e ho finito gli argomenti. Dopo due libri e Questo è un mezzo. problema. Questo è un grosso problema. Questo altro che il tempo, questo è un problemone, Elena.
Devo guardare, devo riuscire a trovare il tempo di cercare un po' di spunti e poi dovrei riuscire a finire anche questa. Bene, bene, bene. Quindi, insomma, prossimamente potrebbe bollire in pentola delle cose interessanti che potrebbero vedere anche la luce, insomma. Speriamo. Noi non vediamo l'ora di buttarle. Ma scherzi, Dopo certo. 30 anni sarebbe anche ora. Eh sì. Cioè, Mi se sta no quello ci venendo mette una nel fame. cassetto fa la ragnatela, insomma. Pensa, l'ho cominciato che avevo 19 anni. Cioè, ti ha Cavolo. accompagnato per una vita. Perché Lo finirò da nonna. no? Si sa mai nella vita. Però Sa questo si mai. potrà dire poi che è il racconto della tua vita, perché tanto, cioè, tu lo sai, nei libri ci sono parte di chi scrive. Quindi di te ci sarà l'evoluzione di te in quei libri. Sicuramente, anche perché il primo che ho scritto è completamente da riscrivere proprio perché Avrei si cambiato cambia. modo, idea, voglia. Sì, ma si cambia soprattutto modo di scrivere anche, penso alla Sì. fin fine si cambia, è inutile. Lo vedo io con i miei, quelli di Rebecca e Marcos, che in realtà sarebbero, cioè sono cinque in tutto, non sono tantissimi. Però calcolando che il primo l'ho scritto 10 anni fa, a Ecco. rileggerlo anche adesso l'avrei scritto in maniera diversa. Esatto, è verissimo. Si vede secondo me nell'andare dei libri la differenza anche di Si come vede scrivo. come. Ma Si per vede chiunque, come. tanto è così, No, cambiano in le tutti si mode, i vede. tempi, il periodo, Sì. tutto è Però complesso. sai, uno ha un libro unico, lo scrivi, finisci, poi cambi anche genere, cambi storia. Nelle saghe secondo me è ancora peggio perché i personaggi sono quelli, la storia è quella, ma tu stessa sei cambiata. Esatto. Non c'è niente da fare, Eh è no, così. la vita avanza, insomma, siamo. Vabbè, ma A è meno che giusto, non eh. ambienti nel futuro, però ci metti cose futuristiche. No, no, ma io intendo proprio lo stile della No, scrittura è cambiato. esatto. Lo Cioè, si stile, poi nota. anche, sì, effettivamente anche il modo di pensare, magari si cambia anche Sì. quello. Perché Sì, no? le idee, i tuoi sentimenti, perché io ho scritto il primo Destino di Sangue, io l'ho scritto quando purtroppo è morta la mia nonna, quindi ha un'aura quel libro molto particolare. I restanti ho uno spirito diverso in cui l'ho scritto, insomma. Immagino. Si vede, si sente. Poi io ringrazio sempre gli editor con te qui presente perché io ho imparato e sto imparando tante cose, perché io lo dico sempre, io sono nata ignorante in questa cosa perché non avendo mai scritto nulla, quindi quando un editor mi dice qui devi cambiare o fare così, io zitta e faccio. Beh, meno Uguale, male, stessa cosa qui io. dai. Specialmente se me lo dice Maria Grazia, io poi. Ah, beh, lì anch'io, eh? Non me, quella volta mi ha fatto delle riprese, sinceramente, ma molto gradite, molto gradite, perché lo dice per il bene, parlo per me, Certo, per il non è bene che lo mio, dice perché è perché uno si bellissima, sveglia la mattina, niente da lo dire, dice per il figurati bene che del Maria libro, Grazia. Sì, ma essenzialmente, ma infatti, infatti. non posso che ringraziarla veramente tanto per quello che ha fatto e quello che sta facendo. Allora, una cosa da dire sicuramente è che l'editor viene sempre visto come una figura che, ah, cosa hai fatto al mio libro? Taglia, cuci di qua. No, Colpo al invece, cuore. allora, cerchiamo, io penso di parlare a nome di tutti gli editor, cerchiamo sempre di migliorare il più possibile, di rendere il libro il più possibile adatto a essere letto da tutti, che piaccia a tutti, che tutti possano capirlo, perché poi è questo il punto. Se lo Deve capisce solo arrivare, l'autore, no, non ci siamo, non ci siamo ah, te proprio. lo tieni lì nel cassetto, te lo tieni nel cassetto. Se deve piacere solo a te, te lo tieni nel cassetto. Ma non è una questione solo di piacere, è anche una questione proprio di capire. Perché tante volte Anche. no, lasciamo questa cosa così si deve sottintendere. No, beh, insomma, fino a un certo punto si deve sottintendere. Anche perché è proprio, cioè, se non lo capisco io che lo sto leggendo per la prima volta, o Ah, sono è vero. fessa, oppure non si capisce. No, è molto probabile la seconda, dammi retta, si capisce. Però è vero, è vero. Però, cioè, io lo capisco perché, insomma, vedere, tu mandi un libro, hai una tua idea. Sì, e Poi,
quando poi ti torna indietro, lo vedi con tutti i cosi rossi, che cambia, che fai? E allora, che Tu hai cazzo ragione. Infatti, delle volte quando faccio tutti questi tagli, io delle volte mi dico: ma Dio, chissà cosa dirà l'autore. vedi, tu sei ambivalente perché tu hai scritto mia e qualcuno te l'ha editato, quindi anche tu ci sei Certo, passata. Chiara, Giusto, me l'ha editato Chiara, è che vero. ringrazierò sempre per il suo lavoro. Bravissima anche lei, sì, è Sì, vero, davvero molto, chiara e molto brava. forte. Molto brava, sì. Ma cioè io con gli editor che mi sono confrontata finora nelle mezzanine case editrice non posso dire niente, sono stati tutti bravissimi, così come diciamo anche la grafica, perché la copertina di Mia è una Sì, cosa sì. spettacolare, vediamo così che si vede meglio. Hanno delle copertine bellissime. Sì, ma è una delle cose che mi dicono spesso quando parlo, visto con qualcuno delle copertine, mi dicono sempre che le copertine colpiscono perché hanno questi colori molto sgargianti e questi disegni bellissimi e colpiscono anche chi li vede su internet, perché io anche quando condivido, la prima cosa, molti mi dicono infatti che la copertina è bella. E quindi la copertina, come si suol dire, è il biglietto da visita. Esatto. Sì. Esatto. Esatto, perfetto. Elena, siamo giunti alla fine anche con te, incredibile. Esatto. Sì? La mezz'ora è volata. Esatto. La fatina è volata, insomma. La fatina, poi le si sono asciugate le ali, eh? E quindi anche lei è cresciuta e è volata per la sua strada. Speriamo che spicchi il volo di nuovo per andare ovunque. Speriamo. Sì, no, ma. Speriamo che spicchino il volo anche gli altri libri. Certo, Sì, perché noi ti aspettiamo ora a 30 anni, sarà un po' vecchio, cioè, altri 30 anni no. Aspettiamo altri 30 anni, dai. Facciamo il salotto fra 30 anni più Ma avanti. ci arrivate ai Sarò 30 morta anni? Io non so, anch'io, ragazzi. ragazzi. Ci avrò una certa, come si suol dire, però. Pure Siamo qui, se vuoi. Un po' prima. prima, dai. Ci mettiamo d'impegno. Ci mettiamo d'impegno, bene, bene, Vai. perfetto. Ok, io allora ti saluto e ti ringrazio di essere stata qui con noi. Grazie a voi. Grazie Spero a davvero di te. vederci presto dal vivo, in qualche fiera da qualche parte. Speriamo. Speriamo. Speriamo che la Passiamo le situazione dita, vai. migliori. Madonna, ansia. Ansia. Però speriamo, dai, pensiamo positivo, perfetto. Quindi allora io ti lascio anche libera perché mi immagino che la sveglia tua domattina si dia molto presto. Ecco, 5:30. sì, direi, quindi 5:30 io mi giro. Brava, Per ora ti me. prego. No, lui si sveglia presto, io no, perché ora non facendo neanche nulla, quindi che dopo alle 5:30 del mattino. Stai a letto che è meglio. Perfetto, allora ti salutiamo Elena, grazie di essere stata con noi e alla prossima. Un Grazie a voi. Ciao ragazzi. bacio, Grazie. buona Ciao serata, Elena. ciao, Buona serata a ciao, un tutti. Grazie. bacio, ciao. Ciao. Eccoci quante, siamo Siamo un rimasti con massimo due altri come due sempre. soli soletti, quindi prima di salutare No, perché ci ricorda gli sta ospiti guardando, non siamo della soli soletti, prossima perché ci guarda. settimana. Vai, ricorda gli ospiti della prossima settimana. Sì, ringrazio poi tutti coloro che ci hanno guardato e gli ospiti della prossima puntata saranno Antonello Pizzimenti e Maria Teresa De Donato, altri due libri molto particolari, molto interessanti da seguire. Quindi seguiteci, seguiteci, seguiteci e soprattutto a te l'ultima parola. Ciao Mi raccomando, fate i bravi. Ciao a a tutti. tutti, ciao ciao, buona serata, ciao ciao.